volta! Superata! Scritto vietato l'accesso a chiunque. Mamma mia, dai, prima o poi riapriranno. Non sapevo che c'erano le giostre qua. Che bello. Sì. In che parco siamo? Siamo nel parco dei giardini. Parco di via dei giardini. Parco via dei giardini. Quelli in corticella. Che bello. Andiamo a fare un giro per il parco? Sì, dobbiamo fare lo spettacolo. Ma quale spettacolo, Augusto? Gli spettacoli non si possono fare. No, faremo una piccola incursione circense. Così i passanti potranno godere di un po' di magia del circo. Che fa bene, perché in questo periodo così grigio. Mamma mia! Un po' di colori del circo sotto sopra ci stanno, che ne dici? Va bene. Però quando riaprono mi ci porta le giostre, andiamo. Va bene. Ok. Andiamo! This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Ciclo circo natalizio, ok? Non possiamo fare uno spettacolo, un grande assembramento, quindi magari teniamo solo qualche bambino qui che ci fa sempre piacere. Gli adulti state un po'. Va bene? Adesso cominciamo. Tardi! Sì, io sono il bianco e sono in ritardo. Non mi era mai successo, non mi era mai capitato di arrivare in ritardo. Io che sono determinato, preciso, conciso, io che so sempre cosa fare, dove, come, quando andare e soprattutto come farlo. Oggi sono arrivato in ritardo! Ma come ti è successo, Bianco? Cosa ti è venuto un'ischemia nella testa per fare questa fesseria? Dico questa mossa, altrimenti ti dico una scossa ti avrei dato se mi fossi ricordato che oggi ci sarebbe stato lo spettacolo. Oh, l'unica data in questo periodo così triste e desolato. Io dico arrivo in ritardo. Oh, mamma mia, ma perché, Bianco? Hai combinato questo? Oh, quest'atto funesto da te? Non me lo potevo proprio aspettare. Tu che sei responsabilità, certo. Bello, autorità, tu che sei tutto quello che manca ad Augusto, tu che sei la disciplina. E poi in questo periodo bisogna lavorare, e non si può fare altro, casa e lavoro, insomma, in un momento così tu ti scordi e arrivi in ritardo. Oh, parbleu, scusate, direbbe il mio amico francese, non l'ho fatto apposta, non so proprio cosa mi è successo. Ma mi sa che c'è un altro problema. Lo spettacolo era con Augusto. Augusto! Dove sei finito? Augusto!
Sono il bianco! Io bianco!
Ma va, dai! Ma non importa se adesso non possiamo fare spettacoli! Su, dai! Però sono un professionista, è vero? Vabbè, avevamo questa data, sono un po' in ritardo, mamma mia. Siamo... Va bene, andiamo avanti, Augusto. Che sei! Andiamo avanti! Però calmati! Ascolta! Ma dai, tanto! Cosa vuoi che succeda? Che potrebbe venire a piovere, ecco che cosa succede! Concentrati. Io lo sento, eh. Non lo senti? La chiami tu la pioggia adesso? Io sento che nella sfortuna! Oh, nella sfortuna di questo periodo pure la pioggia oggi ci doveva essere! Ma esatto. Che cosa è? Ma no! Ma adesso figurati, se guarda. Adesso... Ma sì. Guarda! Senti. Piovere. Ma sono gocce queste? Ma questo sono così triste! No, però te la sei proprio cercata, eh! La pioggia. Posso venire lì vicino a te? Sì, va bene, vieni qua, ma basta piangere, bianco, non è da te, non è da te piangere. Vieni che ti do un bacino, come ti dicevano, andrà tutto bene. Vabbè. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene questa... Che ne dite? Questa frase a me mi ha un po' stufata, sì. Ti dico la verità, però ci credo. Sì. Ma sì, sì, ma sì, vieni qua, dai, che la pioggia smette. Un bacino. Aspetta. Ecco, forse andrà tutto bene, signori, se ci continueremo a voler bene. Al di là di tutto. Sì, ma chi c'è là dentro? Augusto è mio amico cattivo. Però mi vuole un sacco bene, quindi non lo devo trattare male. Sì, ma chi lo muove? Lui! Ma Augusto, scusa! Chi muove? Io sono un pupazzino autodeterminato! Augusto sta prendendo un sacco! Ma avevi detto che ci dovevamo trattare bene! Vabbè, adesso che spettacolo facciamo allora, scusa? Facciamo un singing in the rain! Vai! Vai, singing in the rain! Già, singing in the rain! Poi dice, Augusto, guarda, c'è tanta gente che ci guarda e vorrebbe avere solo un po' d'amore. Ma puoi cantare una canzone di Natale? Di Natale? Sì, dai, così tu sei bravo. Natale arriverà! Forse. Presto! Sarà qua! Ma come fa a parlare? Rosso, rosso, Natale! E più rosso non si può! Ma sai che c'è? Che fo? Mi piacerà uguale! Regali sotto l'albero, tanto amor, magari qualcuno lo vedrò in video, però sarà bello lo stesso, perché a Natale ci voglio bene, è la cosa più importante, aiutami con una rima, Natale, ci vuole tanto amore. E mi raccomando, rispettiamo le regole, ma non dimentichiamo lo stupore, la magia del Natale. E grazie! Grazie signori! E tanti auguri di buon Natale a tutti! Guarda, circa sono sopra per un augurio natalizio. E signori, anche un po' di magia. Perché è vero l'emergenza? Sì, ma... Ma il cuore bisogna scaldarlo! E vuoi sapere chi c'ha lì sotto? Adesso lo facciamo. Vi chiediamo di... lentamente... andare? Grazie! Grazie! Saluta, Giada! Ciao! Dove andiamo? Buon Natale! Possiamo dire che il ciclocirco si sposta? Ah, il ciclocirco si sposta! Da quella parte di lì! Eh sì, se volete vedere un'altra piccola scenetta, non vuole, è ora di andare a casa. Ciao! Ah, scusate! Augusto! Beh! Mi hai dimenticato una cosa importantissima! Cosa ho dimenticato? Hai chiamato anche l'amore, sull'energia! Ah, l'energia! Vai, sulle gambe, diciamo tutti insieme, grandi e piccini, per tornare ad stare insieme, che quello è importante. Vai. E diciamo... ciao!
qua, aspetta. Più forte, ragazzi, forza! Vai. E questa volta qui non la fa, forza, dai! Ancora sound, right? Now you know how we play. We're going to give you certain sounds to identify, and now. And now. Andate a chiamare un mio amico. Dico, beh, gli amici sono importanti di questo periodo, signori. Io vi dico, è un periodo un po' triste, Dobbiamo stare attenti, è vero? Sai cosa? Dimmi. Qui dentro sotto questa cosa bianco-rossa c'è qualcuno. Dici? Ma veramente? No. Aspetta, potrebbe essere molto pericoloso. Si muove! Aiuto! È vivo! Vai, torna a posto, ci penso io, vai. Magari pericoloso. Mi raccomando, mettete i bambini avanti. Grandi, state molto separati tra di voi. Ok. Direi... Signori, noi siamo del Circo Sottosopra, siamo qui per portare un po' di allegria in questo Natale molto rosso, che più rosso non si può. Bravi. Oh signori, oggi è proprio una bella giornata, sapete perché? È una bella giornata da stare a casa! Oh, con questo grigio io sto tranquillamente chiuso il calduccio nel mio tettuccio col caminuccio e sapete fare che? A pulire! Pulire, igienizzare, mettere a posto in profondità e soprattutto prevenire il nemico, anticipare le mosse, assolutamente stare dritti, presenti, precisi e difendersi. Dov'è? Dove sei? Pulire, igienizzare, assolutamente restare a casa, non uscire, è un anno intero, sono sincero, sono qui, chiuso, dentro. Oh. E poi ho detto, siccome faccio il circo, io sono il bianco, allora posso pulire gli oggetti del circo, no? E allora mi sono data a questa nuova passione, igienizzare gli attrezzi in profondità. Ho dimenticato tutto, solo questo è nella mia testa. Pulire, igienizzare in profondità, sempre di più. E poi chissà cosa mi potrà capitare se esco. Quindi dunque, io sto qua. Questo, ecco, con questo,
Valigia. Andiamo sopra. Andiamo. Andiamo. Ricotta, mozzarella di bufala, gorgonzola e caleggio. Fa un sacco di confusione nella mia casa, che è tutta precisa, pulita e ordinata. Io non la voglio. Ah. C'è qualcuno che sta bussando, ragazzi? Sì? Io non sento. Bussa! Chi è? Apro! Signor Bianco? Signor Bianco? Sì, chi è? Sono il presidente! Il presidente? Il presidente, signor? Il presidente Duca... No, il presidente Marchese... No, il presidente Conte! Conte? Ma è possibile? È venuto a casa mia, signor il presidente! Signor Bianco, mi apra! Le devo recapitare un premio! Un premio? Cioè... Come miglior cittadino! Lo sapevo, signore. Abbiamo chiesto agli italiani di stare a casa e lei è stato a casa 10 mesi. Un anno intero, io mi ero anticipato, sa, presidente. Bravo. Ascolti, sono sincero e onesto, dopo un duro lavoro me lo aspettavo. Bravo, signor Bianco, mi dica quanti vicini ha denunciato. Eccoci, signor presidente, non sono proprio così soddisfatta. Ne ha denunciati 84. Bravo. Ma mi è scappata la Franca. La Franca, io l'ho vista l'altra volta, cara ragione. L'ho andata a trovare la nipote che abita Budrio. E non signor si può. Signor Bianco, non si preoccupi che alla Franca ci abbiamo pensato noi. Ora, signor Bianco, venga, venga, mi apra e ritiri il premio. Una targa d'oro tutta di Amuchina. Che emozione, ragazzi. Vado? Venga qui vicino all'uscio. Vado? Che ora le darò il suo premio. Augusta! 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 Il droplet! Aiuto! Preciso, perfetto, darà
sempre che faccio l'artista. Ma dunque, adesso Bianca dice ad Augusto di provare a fare il circo in casa. Guarda, fai una bellissima capriola! Io una capriola qui! Ma non ci riesco! È impossibile, Bianco, dai, vieni fuori! Brava, brava. Ma vieni fuori! Brava, ma, brava. Ma cosa? Il cerchio! C'è il cerchio! Tu, brava! Vai! Uffa! Va bene, aspetta che mi scaldo il collo! No, non tremare, vai, vai! Goditi un po'! Per riaperta!
sbagliato. Che bella la luce del sole. Che bella giornata che è stata. Sì, mi sono proprio divertita. Anch'io, mi mancava tanto fare il circo. Sì, infatti, ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo il quartiere Navile per aver creduto in noi. Sì. E le persone che sono passate e hanno approfittato di qualche momento di leggerezza e di divertimento. Sì. E ringraziamo Leila Bologna per averci prestato la sua bellissima cargo, che ormai è la mia casetta. E il team di Circo Sottosopra che ci ha filmato e ha realizzato insieme a noi la prima incursione del ciclo circo natalizio. Sì, buon Natale a tutti! Buon Natale! Ciao! Ciao, ciao! Bianco, ma lo sapevi che c'è pure un lago qua? Galleggiano, le oche galleggiano, Bianco! Dai! Ciao, Gelsomina! Vieni qua che gli diamo da mangiare! Dai! Vieni qua! C'hai da mangiare tu? No! Non hai niente da mangiare? No! Come non hai niente da mangiare? Non ho niente da mangiare! Allora... Bianco, e noi come facciamo? Aspetta che mi so... Guarda la cacca delle oche lì! La cacca delle oche? Ecco chi è che me la faceva in testa allora, prima! Aspetta. Non eri tu con le palline, era proprio la cacca delle oche! C'erano gli uccelli qui, ma non dovete migrare voi, no? Cosa ti possiamo dare? Ah, non lo so, perché se c'è del cibo dallo a me, mica a loro. E io ho fame. C'è del cavolfiore lì, della rapa. Sì, ma l'hanno snobbata anche loro, vuoi darmi un cavolfiore? Vabbè, allora andiamo al bar. Andiamo al bar?